È tornato a Calci per incontrare di persona i lavoratori forestali e visitare cantieri aperti per la ripulitura delle aree bruciate durante l'incendio del 24 settembre scorso. Il presidente della regione Enrico Rossi li ha ringraziati e si è complimentato con loro per lo straordinario lavoro svolto. Ma questi sono lavoratori regionali della forestale, dell'Unione dei Comuni, hanno fatto una grandissima cosa in poco tempo. Hanno messo in sicurezza tutta questa zona, hanno costruito palizzate, hanno tolto il materiale bruciato vegetale quando questo era eccessivo, hanno ricostruito il tessuto idraulico, fossi, canali, perché l'acqua non dilavi quando arriva e perché quindi non vada sulle case qui sotto. Rossi è tornato poi sulla spinosa questione del presunto piromane fermato che da volontario antincendio ha creato scompiglio in tutta la categoria. Le associazioni non sono pagate in nessun modo su quanto lavorano, c'è un contributo forfettario perché fanno parte annualmente del sistema regionale e quindi non c'è nessun legame. Questo vale anche per gli elicotteri, noi non siamo in quelle condizioni per cui si può sospettare che più incendi producono un sistema economico, neanche dei impianti. Il prossimo appuntamento per il monitoraggio dei lavori sarà a gennaio, quando sarà riprogrammata la gestione della ricostruzione del bosco e l'organizzazione delle comunità di bosco. Allora si potrà iniziare a parlare davvero di futuro. In 3 mesi qui si è lavorato veramente molto. Credo che sia difficile poter dire che con le forze messe in campo e con le risorse si potesse fare di più, appunto, in soli 3 mesi. Se fossimo stati aiutati anche dal governo centrale fin da subito nell'emergenza con fondi diretti, forse si poteva fare anche qualcos'altro, ma ne avremo comunque bisogno per il futuro e ne hanno bisogno i nostri cittadini che hanno i danni.